C'è chi li aspetta da tempo, per la gioia di grandi e piccoli, stanno per tornare le festività natalizie. Eh sì, perché tra qualche settimana si entrerà nel pieno del clima natalizio e per questo il comune di Fano oggi ha presentato il programma del Natale Più edizione 2021, appuntamento che rientra negli eventi legati al progetto del Natale che non ti aspetti. Dal 27 novembre fino al 6 gennaio, tanti appuntamenti e tante attività, a partire dal coinvolgimento vero e proprio della zona del Pincio, ma anche dei vari luoghi del centro storico, come Piazza 20 Settembre e le vie principali della città. Novità di questa edizione sarà il Villaggio del Gusto, un vero e proprio contenitore di prodotti tipici locali, ma anche di grande pasticceria, grazie alla collaborazione dei maestri pasticceri fanesi come Guerrino, Cavazzoni e Arturo. Un grande villaggio di Natale, dove appunto i grandi pasticceri avranno all'interno delle loro casette delle cornie, quindi la possibilità di acquistarle proprio direttamente nella zona Pincio, ma ogni domenica ogni pasticcere in un luogo preposto, in un'area eventi, presenterà la propria proposta pasticcera del Natale 2021 e subito dopo questa presentazione insomma si realizzerà un laboratorio proprio dedicato ai bambini. Non mancherà per i più piccoli la casa di Babbo Natale e i mercatini natalizi dislocati sia nella piazza ma anche in via Arco d'Augusto fino a Corso Matteotti. Riconfermate le attrazioni che hanno sempre funzionato, come la pista di ghiaccio di 400 metri quadri che verrà installata sempre in piazza Veduti. Novità anche per l'illuminazione in tutto il centro storico. Fano Christmas Light, un'illuminazione veramente diffusa in tutta la città, con l'albero del Signore Seri che sarà ancora in zona Porta Giulia, con tutta l'illuminazione in tutte le vie, con il grande albero al centro di Piazza 20 Settembre e con una grande proiezione sulle pareti del Teatro della Fortuna, realizzata in collaborazione con la Fondazione Carifano e con la Fondazione Teatro della Fortuna, che racconterà la nostra storia. Dopo la chiusura dello scorso anno, riapre a grande richiesta il presepe di San Marco, conosciuto in tutta Italia e frequentato da tanti turisti per la grande attenzione al dettaglio. Come confermato, è il presepe di dimensioni reali realizzato dai maestri carristi della Carnival Factory. Nella zona del Pincio, ad arricchire quello che è il villaggio di Natale, che ovviamente quest'anno aumenterà i personaggi, quindi non soltanto Giuseppe, Maria, Gesù, Bambino, ma appariranno dei pastori, appariranno degli animali, quindi delle pecore, il cane pastore, quindi una zona che si presta particolarmente per questa attività che sarà ogni anno arricchita. Ultima, ma non per importanza, Piazza 20 Settembre, dove il 27 novembre verrà illuminato l'albero di 13 metri, seguito poi dai tanti appuntamenti organizzati dalle varie associazioni culturali del territorio. Quindi si lavorerà col Natale, si lavorerà con il jazz, si lavorerà con la nostra storia, quindi col periodo malatestiano, si lavorerà con una scuola tra le notte, quindi veramente un programma ricco, la volontà di arricchire la città in ogni angolo, appunto, come ho detto, perché il vero progetto, la vera idea è quella di renderci completamente attrattivi e di fare in modo che le persone in arrivo possano goderci appieno e girare la città in lungo e in largo.